E allora, sottofondo è... se... è cantata dai bimbi? Ma allora, morire l'amore i bimbi? Comunque, oggi è... lunedì 10 dicembre 2007, letterine alla Lisca Ignava, a Milano, all'Italia, al mondo. A Milano le istituzioni uccidono e poi fanno i morti per non rispondere dei loro crimini. Inutile segnalare, denunciare, e se insisti ti danno e ti fanno dare del pazzo da delinquenti prezzolati. Io so quello che dico, sono testimone di fatti mai visti e non ho paura degli avvertimenti, delle minacce di morte. Signori carabinieri, e allora contro le persone per bene o contro i criminali, anche se sono giudici, avvocati, questori, prefetti, sindaci, presidenti, eccetera. Questo su un sito dove ci sono carabinieri. Un certo Tardeo, carabiniere, dice: se sei testimone denuncia quello che sai, altrimenti non diffamare, che così getti merda anche su quelli onesti. E credo, signor carabiniere, credo che lei non abbia compreso i termini della questione. E allora cercasi poliziotti, carabinieri, giudici onesti, coraggiosi, capaci di andare contro i colleghi corrotti, disonesti, assassini di persone, di legalità, di ragione, buonsenso, civiltà. Ciò postato su Clip Carabinieri www.mgfoaltervista.org. Veniamo alle notizie. Palazzo Marino. In comune il sindaco Moratti presenterà il bilancio di previsione del 2008. La Moratti, non si dimentichi di inserire la Russo Caramia, cose e persone, e cioè cerchi di essere precisa, sa tutto. Altra notizia, detrazione ICI, in consiglio l'opposizione affila le armi. Anche l'opposizione vuole ulteriormente cainizzare la Russo Caramia e quindi la Milano Buona? Notizia, oggi si discute dell'imposta sulla prima casa. Ehi, la Russo Caramia la si discuta a parte, grazie. Notizia 2, le delibere. Aggiornamento del valore delle aree edificabili, determinazione delle aliquote e riduzioni. Ehi, nella Russo Caramia si tratta di aggiornare il valore dell'occupazione abusiva, determinare pene penali e aumenti. Altra notizia, centrosinistra. Per i soggetti deboli nessun intervento. Sì. Basta intervenire sulla Russo Caramia e i soggetti deboli possono tranquillamente brindare, gioire, e sarebbe anche ora. Notizia, qualità della vita, emergenza sicurezza, l'esempio è Cittadella. No, l'esempio è la Russo Caramia, non facciamo i furbetti, non mischiamo le carte in tavola, non bariamo. Il consigliere Ettore Danzi è ancora operativo? Notizia? La Maiolo dà ragione ai sindaci del nord. La Maiolo deve dare ragione alla Russo Caramia. Punto! Stop! Altra notizia. Sanità. Anestesisti in sciopero nella regione. Rischio paralisi nelle sale operatorie. Ehi! Per la Russo Caramia la sanità nel suo complesso è in sciopero da anni, ma solo se si tratta di sanare. Viceversa, se si tratta di insanare... pronto soccorso, 118, 113, 112, giudici, avvocati, portinai, amministratori, conoscenti, parenti, eccetera,
un unico riferimento. Fascicoli numero 27938/04, 9287/06, 43630/04. Altra notizia, una preghiera comune. La Maratti e il Dalai Lama al Palasharp, un colloquio molto speciale. Dubito che abbiano parlato della Russo, cara mia. Rinnovo l'appello al Dalai Lama a non stringere la mano, a toccare la Moratti. Essa è affetta di infezione pacquolia. Avvisate il Dalai Lama. Dalai Lama a rischio infezione. Notizia, morti bianche, il governo adesso pronto a intervenire, lutto a Torino. Ecco, si sono svegliati, musica si dia inizio alle danze sui cadaveri. Prego, vuol ballare con me? Laura Tragni a... Fabio Salamone, Antonio Ballerio, Rossana Filacchione, Andrea Bianchi, Francesco Corriero, Pappuola Roberto, De Angelis Giuliano, Elena Formica, il presidente Tarantola, eccetera. Si la cara mia la Grottaglia, Isabella e Maurizio Russo, sono morti o sono vivi, sicuramente uccisi nell'anima, fisicamente, non so. Angelo Russo chiede da anni... Mummia istituzionale non risponde. Notizia. Obei, abusivi, decorato contro la fiera. Nel 2008 durerà solo un giorno. Da qui al 2008, promemoria. Russo, cara mia, abusata. Abusivi tutto l'anno e da anni. Notizia, lo strappo di Fini, il leader di AN, il Vassallum è una truffa e a Veltroni non fare accordi con Berlusconi. Ehi, Caini che si cainizzano in quanto al Vassallum, vedi Milano e Italia contro Russo, cara mia, e il Vassallum ti sembrerà fuffa, bufala, pantofola, sola, suola sintetica bucata. Ehi, prima ero anche e soprattutto cazzolaio e duplicatore di chiavi, non lo sapevate? Solo in via Lorenteggio 14 anni, ma forse ricordo male, meglio visionare atti, carte, documenti, cervelli, memorie, eccetera. Altra notizia, paura sul filobus 90, due italiani aggrediti e rapinati sulla linea della TM. Bresciano finisce all'ospedale dopo essere stato colpito alla testa. Ehi, strano che cose simili succedano su una filovia. Comunque, in data 4 maggio 2004 e fino ad oggi per la Russo, cara mia, è quasi sempre all'opera personale della Polizia di Stato, avvocati, giudici, prezzolati vari. Direi che per oggi, stop! Angelo Russo e Canaglietta Doc. Oh, qui abbiamo da Presidenza della Repubblica una risposta. Cos'è che dice? Oggetto, not read. Cos'è che non ha letto il Presidente? Non ha letto per Danilo Perego, amministratore del Lorenteggio numero 30. Bene, signor Presidente, grazie. E Danilo Perego ha letto? E gli altri? Mettecene un cuoricino, va? Ciao. Ecco, allora, dai che ce l'abbiamo fatta entro i 10 minuti. Dai che poi devo scendere, eh? Devo scendere, eh sì, devo fare una cosa.